Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuova maglietta del mio merch. Trovate tutte le cosine del mio merchandising qua sotto, la adoro. Comunque, oggi voglio testare con voi ragazzi diversi trucchetti che ho visto su TikTok e che onestamente sembrano troppo belli per essere veri. Quando vedo questi trucchetti su TikTok penso sempre, sarà vero oppure è stato fatto per ottenere visualizzazioni? E c'è il trucchetto dietro, quindi oggi ho deciso, e mi sta accecando il sole fuori dalla finestra, oggi ho deciso di provare questi trucchetti con voi. E sono tutti trucchetti che, se funzionano davvero, ci migliorano effettivamente la vita di ogni giorno, perché sono tutti trucchetti che si possono appunto utilizzare nella vita di tutti i giorni. Quindi, bando alle ciance, direi andiamo a testare, a fare questi esperimenti, perché sono veramente, veramente curiosa di vedere se funzionano davvero o se sono solo cavolate. Primo trucchetto che voglio testare con voi: ho visto un video in cui una ragazza faceva vedere quelle confezioni in plastica con tappo di sicurezza che, se non lo premi e poi lo giri, non dovrebbe aprirsi teoricamente, un po' anti bambino praticamente. Ok, questa ragazza in questo video faceva vedere che qualsiasi tipo di confezione di questo tipo con un tappo di questo tipo, se continui a girarlo senza premere, ma se continui a girarlo, 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 prima o poi si apre comunque, e io voglio troppo vedere se questa cosa è vera o no, e mi sono dovuta trattenere perché volevo farlo subito. Mi sono detta no, aspettiamo, facciamolo in video. Quindi io qua, come potete vedere, un barattolo di questo tipo. Queste sono le mie vitamine per capelli e hanno effettivamente questo tappo su cui c'è addirittura scritto push down and turn, quindi premi verso il basso e poi gira. Quindi teoricamente questo tappo non dovrebbe assolutamente aprirsi se non premendo e poi girando. C'è la sicura, vediamo se è così. Ok, è da un po' ormai che sto girando sto tappo, ragazzi, ma non si apre assolutamente. Non è assolutamente vero che tutti i tappi che hanno la sicura, se li giri avanti, 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 prima o poi si aprono. Non è vero. Forse succede, funziona con alcuni, ma decisamente non con tutti. Con questo non ha funzionato. Poi voglio testare con voi. Non mi ricordo se in questo video c'era un ragazzo, una ragazza. Fatto sta che è un po' difficile da spiegare e molto più semplice da capire. Quindi, rovesciando la bottiglia e lasciandola attaccata, praticamente lasciandola sul bicchiere, il liquido che sta all'interno della bottiglia raggiungerà il collo della bottiglia, ma non andrà oltre e quindi non andrà a straboccare dal bicchiere. Voglio troppo provarla questa cosa perché ne ho visti diversi di video di questo genere, quindi se funziona loro e non funziona a me, veramente non so. Quindi proviamoci. Ok, abbiamo qui il nostro bicchiere, faremo l'esperimento con la lemon soda. Sono terrorizzata di versare lemon soda ovunque, quindi allora 3, 2, 1, non metterlo così, se non sbaglio, come che devo fare? Oddio, si è fermato veramente, non ci credo. No, vabbè, no, vabbè. È vero, ragazzi, questo è decisamente, decisamente vero. Qualsiasi liquido si ferma all'altezza del collo della bottiglia. Ci sarà una spiegazione scientifica, scrivetemela nei commenti. Comunque, fatto sta che questo hack, questo trucchetto è 100% vero. Sì, questo ha funzionato, non me l'aspettavo, se devo essere onesta, pensavo più che avrebbe funzionato quello con il tappo, però effettivamente è vero, funziona, ragazzi. Altro trucchetto: in questo video di TikTok, con l'aiuto di una bottiglia vuota, separano il tuorlo dall'albume ed è una cosa che, se funziona, è una genialata che utilizzerò per il resto della mia vita. Quindi proviamoci. Pronti, ragazzi, con il nostro uovo. Sono fissata con le uova bianche, prendo sempre solo queste. Eccolo qua, adesso con la bottiglia cerchiamo di fare lo stesso. Sa che era un po' spiaccicata la loro, quindi cerchiamo di far uscire un po' d'aria. Ok. Oh mio Dio, stava funzionando, ma si è rotto, ragazzi. Quindi penso che la bottiglia non sia la bottiglia adatta, perché per un secondo ho pensato stesse funzionando. Penso che si debba utilizzare una bottiglia di quelle con plastica più sottile, secondo me, che riescono a far uscire meglio l'aria e farla rientrare. Questa, secondo me, è troppo spessa e non va bene. Quindi, per quanto mi riguarda, trucchetto assolutamente non ha funzionato, però secondo me con un tipo di bottiglia diversa potrebbe funzionare. Prossimo trucchetto: in questo video su TikTok fanno vedere che l'argento è in grado di tagliare il ghiaccio.
ghiaccio, quindi tagliandolo lo scioglie. Non so come sia possibile, non so che tipo di reazione chimica possa essere, ma sembra veramente che questa cosa sia vera. Quindi io ho già preparato il ghiaccio, l'ho messo ieri sera nel freezer e proviamo se questa cosa è vera oppure no. Ok, visto che non avevo le formine per fare il ghiaccio, ho usato questo che è tipo un pezzo di uno shaker. Comunque, come potete vedere, effettivamente c'è un bel blocco di ghiaccio all'interno. Questo invece è un braccialettino che ho comprato a Dubai, è un braccialettino in argento. Sto usando anche un pezzo che può essere abbastanza tagliente, almeno spero, insomma, mi sembra più adatta come forma. Oddio, lascia veramente... No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi, ma... Non so se si riesce a vedere bene in videocamera, ma senza premere più di tanto il bracciale effettivamente entra nel ghiaccio. E se le vedete, questi sono i segni. Proviamo a farlo andare più in profondità. L'ho appena tolto dal freezer, quindi vi posso garantire che è ancora super congelato. Non ci credo. Effettivamente è vero. È come se sprofondasse nel ghiaccio. Provatela sta cosa, è veramente curioso e strano da spiegare, è strano anche perché non so se riuscite a capire in videocamera che ovviamente questo ghiaccio è spessissimo, cioè, ok, però effettivamente sprofonda nel ghiaccio. Sì, è come se l'argento fosse in grado di sciogliere il ghiaccio. Non so come sia possibile, ma... È vero. Questo era difficile da farvi vedere in videocamera, ma vi posso assicurare che la sensazione quando appoggi il bracciale sul blocco di ghiaccio è effettivamente quella che stia sprofondando. Quindi è una cosa molto bizzarra, non mi aspettavo che funzionasse. In questo video i trucchetti che pensavo avrebbero funzionato non stanno funzionando, e quelli che non avrei mai pensato fossero veri effettivamente lo sono. Quindi provateci, e soprattutto se c'è qualcuno a casa che mi sta seguendo e mi spiega il perché di questa reazione chimica, se se ne intende, ve ne sarei grata. Altro trucchetto che da youtuber devo assolutamente provare con voi, ok? In questo video fanno vedere che se su una qualsiasi schermata di YouTube, quando stai guardando un video, scrivi sulla tastiera la parola awesome, ok? La barra di visualizzazione del video, che di solito è rossa, diventa color arcobaleno. Io onestamente non mi sono mai resa conto di questa cosa e sono una youtuber da 11 anni, quindi veramente dovevo troppo provarla sta cosa, vediamo se è vero oppure no. Eccoci, siamo su YouTube, ho aperto un mio video, adesso portiamo la barra di visualizzazione verso la fine, così se cambia colore riusciamo ad accorgercene, ok? Sono anche fortunata che non sia comparsa una delle mie solite facce strane quando ho bloccato lo schermo. Quindi adesso dovremmo appunto, quindi un po' lentamente perché con una mano sola, scrivere semplicemente la parola awesome, non da nessuna parte in particolare, semplicemente guardando la schermata scriviamo. Oh, è vero, non ci posso credere! Non ci posso credere, ragazzi, effettivamente è vero, la barra diventa tipo colore arcobaleno, spara flash a questi colori e... Mi chiedo perché YouTube abbia fatto questa cosa, ma è assolutamente 100% vera. Guardate qua. Wow. Altro trucchetto che voglio testare con voi, e questo l'ho visto in diversi video, non so come possa essere possibile, ma io sono talmente sicura che non funzionerà questo trucchetto, che se funziona mi raso la testa, ragazzi, a zero, ve lo giuro, non potrà mai funzionare questa cosa, ok? In questo video di TikTok fanno vedere che cioè sotto al tappo, praticamente dove si va a premere il deodorante Dove, cioè una specie di pezzettino in silicone morbido, ok? In questi video fanno vedere che se togli quel pezzettino di silicone sotto c'è un anello. Appunto, sono convinta che non possa essere così. Il caso vuole tra l'altro che Dove sia il mio deodorante preferito da sempre praticamente, quindi se questa cosa è vera mi uccido, perché devo averne buttati via a centinaia, ok, di anelli, quindi vediamo. Deodorante Dove, eccolo qua, solito deodorante, e questa è la parte in silicone che dobbiamo andare a togliere. Non penso di riuscirci, no, effettivamente con le dita no, quindi proviamoci con le forbici. Ta-da! È arrivato il momento della verità, ragazzi.
E anche questa, come potete vedere, una cavolata pazzesca perché non è assolutamente vero, non si trova assolutamente nulla nei deodoranti Dove né in nessun altro deodorante, penso. Per fortuna quindi i miei capelli sono salvi, questa ero sicura che fosse una cavolata, però in tanti ci hanno creduto e in tanti hanno fatto questo video, quindi perché fare un video in cui metti l'anello blu? Non lo so, comunque è assolutamente una cavolata. Altro video che se funziona, ragazzi, è una genialata pazzesca, non so come abbiamo fatto a vivere fino a questo momento senza questo trucchetto. Comunque in questo video fanno vedere che se mentre tagli una cipolla tieni una qualsiasi fonte di umidità vicino, quindi tipo uno Scottex imbevuto d'acqua, non ti lacrimeranno più gli occhi. Perché teoricamente l'acido della cipolla dovrebbe venire assorbito da un'altra fonte di umidità diversa dai tuoi occhi. Quindi proviamoci, vediamo se è vera questa cosa, perché se è vera, veramente io ho pianto lacrime nella mia vita quando avrei potuto benissimo usare questo trucchetto. Vediamo. Ok, abbiamo i nostri Scottex, adesso li imbeviamo per bene con l'acqua. Ok, quindi Scottex super super inzuppato, lo mettiamo qui nella bacinella e adesso proviamo a tagliare una cipolla. Eccola la mia cipolla, adesso la sgucciamo e proviamo a tagliarla. Questa è la sistemazione, ragazzi, ho messo lo Scottex imbevuto d'acqua qui molto vicino alla cipolla, così dovrebbe assorbire per bene. Ok, proviamoci, se funziona lo vedrete dai miei occhi. Sto tagliando, ragazzi. Oddio, ragazzi, mi sa che funziona, eh? Cioè, non mi stanno bruciando per niente gli occhi e a questo punto dovrebbero assolutamente bruciare almeno un po', giusto? Io adesso vi faccio vedere, sai che stasera dovrò cenare, dovrò preparare qualcosa con tutta sta cipolla, ma ragazzi, cioè io sto tagliando, tagliuzzando, tagliando, tagliando e ai miei occhi non succede assolutamente nulla. L'ho tagliata per bene, a questo punto mi lacrimano sempre almeno un po' gli occhi, ma con lo Scottex imbevuto d'acqua vicino non succede, sta cosa è portentosa. Ragazzi, se non avete provato ancora questo trucchetto, provateci, vi posso garantire al 100% che funziona. Anche qui, se c'è qualche esperto, mi spiega magari come mai funziona, ma funziona. 100% questo trucchetto è vero. E adesso, da oggi in poi, non mi lacrimeranno mai più gli occhi tagliando le cipolle perché so esattamente come evitarlo. Tin! Altro trucchetto che ho visto, che voglio provare con voi, è questo in cui fanno vedere che in realtà il cacao in polvere è al 100% idrorepellente, quindi anche se vai a inzupparlo nell'acqua non si bagna. Non so come sia possibile, è comunque un esperimento super interessante, quindi vediamo se è vera sta cosa oppure no. Pronti, abbiamo bisogno di un bicchiere d'acqua e ovviamente del cacao in polvere. Potete usare anche il Nesquik se volete provarci, perché è sempre cacao. Cucchiaio pieno di cacao. E proviamo ad immergerlo nell'acqua. Oddio, è vero, ragazzi! Allora, un po' è andato a cadere nel bicchiere, però, se notate, il cacao è ancora assolutamente e completamente asciutto. Ma riproviamo. Poi anche quello che è rimasto effettivamente nel bicchiere sta galleggiando sulla superficie senza andare a sciogliersi, quindi riproviamo. Lo lasciamo inzupparsi per un po' di tempo. Adesso si è inzuppato effettivamente, però. Oh, no, vabbè. L'acqua scivola via, ragazzi, e ritorna effettivamente asciutto. No, no, vabbè. Riuscite a capire in videocamera? Penso di sì. È effettivamente ancora assolutamente polvere. No, vabbè. E ultimo trucchetto per oggi, che è un trucchetto beauty, lo faremo qui nel mio studio. In questo video, come potete vedere, fanno vedere che i fogli per l'asciugatrice, quelli che mettiamo nell'asciugatrice, sono in grado di togliere completamente l'elettrostaticità sui capelli, rendendoli super lisci e bellissimi. Visto che ho l'asciugatrice e ho questi, non so come chiamarli, insomma, questi fogli per l'asciugatrice, voglio assolutamente provare con voi e vedere se è vero. Prima cosa, rendiamo i capelli super elettrici, cosa che mi succede sempre quando uso questa spazzola, quindi dovremmo riuscire a renderli super super elettrici. Non ho un palloncino, altrimenti l'avrei strofinato sui capelli, ma anche questa
dovrebbe andare bene. Ok, i miei capelli sono super elettrici in questo momento. Vediamo se è vero che il foglio dell'asciugatrice toglie tutta l'elettrostaticità. Vediamo. Wow. Wow, ragazzi, mi sa che funziona. Questo lato è un pochino di meno, ma... Ragazzi, funziona che è una passeggiata, funziona che è un sogno. Assolutamente vero, questo è vero. No, vabbè, non mi sembra vero sta cosa. Perché non lo sapevo? Perché adesso i capelli hanno l'odore della salviettina dell'asciugatrice, che però non è neanche tanto male, insomma, però... Wow, non me l'aspettavo. Com'è che tutti i trucchetti di oggi, quelli che non pensavo funzionassero, hanno funzionato e viceversa? Incredibile, però funziona, effettivamente funziona. Provateci anche voi, se non avete l'asciugatrice comprateli solo per questo, perché ragazzi, funziona davvero. I miei capelli sono sottili e non sono tantissimi, quindi forse non si vede tanto la differenza, ma vi garantisco che... c'è. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Fatemi sapere se anche voi ci siete rimasti, che alcuni di questi trucchetti abbiano funzionato come me. Io vi mando un bacio gigantissimo, vi abbraccio forte. Vi auguro un felice weekend e noi ci vediamo lunedì sempre alle 17:30 qua su YouTube. Bacio grande, ciao!